siamo in compagnia del poeta Francesco Gemito, un ponte tra Messina e Napoli. Francesco Gemito è stato premiato al primo concorso internazionale di poesia Maria Costa con la lirica "Questo me lo dici tu", e intanto ti do il benvenuto. Benvenuto a te, grazie. Malanotte. Una poesia ricevuta il secondo posto, secondo classificato, con una poesia dedicata a una vicenda veramente accaduta, che è la storia di Ugo Russo. Malanotte. Oggi Napoli non è la stessa. Si è scelta di malamore, con un figlio appena pezzo, sta città si fece a lutto. Era ancora minorenne, guaglione della rapina, 15 anni senza scuola, già campava senza legge. Questa terra avvelenata, è avvelenata, è abituata a suo dolore. Nato figlio, mo si chiagna, e la mamma che si astregna, che gli panni sporchi di sangue, solo resta tutto a casa, con lo figlio che mo dorme un coppo dopo l'obitorio. Napoli sopporta, chi su male, già per coppa la camorra, io di sotto non so ciala. Ci mancava solo questo per spuccare sta cartolina, a più bella di tutto il mondo. Ci volesse nata vita per sti figli malamente, capo coppa e l'ignoranza, che sia a fine capo fanno. Molti poeti hanno mandato un messaggio, hanno divulgato la poesia, l'hanno fatto sposare con la legalità, e qui affrontando dei temi sociali, come fai tu fra l'altro, sia con le tue liriche ma anche con un premio letterario che si chiama Uniti per la Legalità. Parlami un po' di questo premio, che fra l'altro scade, mi sembra, a luglio. Sì, hai detto bene, scade a luglio, e la premiazione avverrà a Ercolano, al MAV di Ercolano, il 7 ottobre. Quindi invitiamo i poeti a partecipare. Sì, invitiamo i poeti a partecipare fino al 10 luglio. E poi a questo concorso ti spiego un po' come nasce. Nasce con l'idea di ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che attraverso la scrittura noi ricordiamo sia questi personaggi illustri del nostro paese, e sia quella di divulgare la cultura della legalità attraverso, diciamo, la poesia che affronta temi sociali. Tipo, tra l'altro, ogni anno scegliete un personaggio. Ogni anno scegliamo un personaggio, e quest'anno abbiamo dedicato il concorso a varie vittime innocenti della camorra. Il concorso nasce. Quante sezioni si compone? Quest'anno sono 10, possono partecipare tutti, autori in lingua dialettale, in lingua italiana, possono partecipare scrittori, possono partecipare poeti provenienti da ogni zona d'Italia. Non è un concorso internazionale, ma è un concorso nazionale. Quindi il concorso si estende su tutto il paese italiano. La legalità non è un gioco, è una cosa seria. Chi promuove la legalità la deve promuovere con molta serietà, perché non è ognuno qua legalità a destra, legalità a sinistra. La legalità è una cosa seria, va fatto con una certa serietà e una certa professionalità. La legalità si fa sempre, si fa attraverso i concorsi letterari, attraverso i convegni, ma soprattutto attraverso la denuncia. Non dimentichiamo mai di denunciare, mai abbassare la testa. La poesia unisce nell'arte, ma unisce anche a livello personale. Un poeta del nord conosce un poeta del sud e diventano fratelli. Io questa sera, Francesco, ti voglio consegnare questo premio, ma non è un premio letterario, è un premio personale, un premio all'amico, e qui c'è anche la dedica. Ti ringrazio. Leggila. Caro Francesco Gemito, l'amicizia non ha confini, come la poesia. Esserti amico mi riempi di gioia, orgoglio, ti voglio bene, amico caro, Francesco Billici. Grazie mille. Grazie a te.